Ehi, ciao a tutti amanti della pizza, come si va? Ecco qua, ultime cose tecniche. Mi vedete? Mi sentite bene? Tutto bene? Vediamo. Ah, che piacere vedervi stasera, che piacere. Ecco qua. Allora, io sono Gigio Attanasio, se qualcuno di voi magari non mi conosce, vi insegno a fare la pizza per contribuire a creare i vostri momenti di gioia e di condivisione attraverso la pizza. E cambiare per sempre la vita delle persone. Questa sera parleremo di un paio di farine che conoscete bene. Molti di voi mi hanno chiesto di parlarne e ho l'onore finalmente di presentarvi il mio punto di vista sulle farine Nuvola di Caputo e Caputo Blu Pizzeria. Prima di iniziare però un doveroso ringraziamento a Caputo, nella persona del signor Antimo Caputo, dal signor Miccu, che mi hanno gentilmente spedito queste farine così posso finalmente fare queste prove. Voi sapete bene, lo sto dicendo da più di un anno, insomma, purtroppo non trovo queste farine qui dove vivo, io vivo in Irlanda e quindi mi è stato davvero difficile, se non impossibile. Ho trovato Nuvola su Amazon tipo un paio di settimane fa, mi è venuto a fare praticamente un rene. E niente, quindi fortunatamente adesso abbiamo queste farine e quindi possiamo provarle insieme. Stasera, cioè, capi, stasera non ho messo il gel, ragazzi. Stasera ho deciso di mettermi al naturale, quindi niente trucco e parrucco, capelli così come ce li ho. Magari vi piace questa nuova acconciatura e la lascio, anche che stanno crescendo troppo. I barbieri sono chiusi e non li posso tagliare. Questa è la tristissima verità. Saluti a tutti, saluti Pasquale, saluti a Lubiana, saluti, saluti. Ok, quindi anche voi state impastando. Patrizia, tutti quanti, ciao a tutti, saluti da Dubai. Ah, saluti a tutta Dubai, ma a uno, tutti quanti, tutti quanti. Allora, che cosa ho a disposizione per voi oggi? Allora, vi faccio vedere un pochino com'è la situazione. Prima di tutto, qui ho preparato, un'oretta fa più o meno, ho preparato tre impastini piccoli, 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 per provare insieme, un po', vabbè, non si vede, la telecamera non ce la fa inquadrare tutto, però qui abbiamo una farina, qui ne abbiamo un'altra e qui ne abbiamo un'altra ancora. Quindi io non vi dico quali di queste tre sono Nuvola, Blu Pizzeria e l'altra farina che non nomino, perché vi farò vedere un po' di caratteristiche e chiederò a voi di cercare di indovinare, tra virgolette, quali di queste farine sono quelle che pensate che siano, perché ne ho sentite di ogni sulla farina Nuvola, sulla Caputo Blu Pizzeria. Ci sono miti, leggende, qualcuno si è trovato bene, qualcuno si è trovato male. E allora vi voglio dire che tutte e tre queste farine, anzi questi impasti, tutti e tre sono al 67% di idratazione. Dovreste vedere anche qua, ecco qua, sono tutte e tre al 67% di idratazione. Non c'è differenza. Sono praticamente i soliti impasti che faccio per il metodo combo, metodo grigio, ma stasera però abbiamo in realtà il signor Ardore, che era da tanto tempo che non lo utilizzavo. Mi è venuta voglia di fare una bella pizza di quelle là potenti. Lui sta ancora in fase di preriscaldamento. Magari lo diciamo che forse converrebbe, a parte volare qua con il microfono, converrebbe aumentare un pochino la fiamma. Ecco qua. Ed eccomi qua. Allora, nel frattempo saluto un po' di voi, uso il cellulare così ci vedo meglio. Saluti Paola, saluti tutta Milano, proprio uno a uno tutti quanti, come ho fatto per Dubai. Ehi Peppe, lì dove sei? Lucia, Danimarca, da Capraia Fiorentina. Saluti a tutti. Bravo, lo sforzo a non usare la pellicola. Ragazzi, in realtà, questa è una cosa interessante. Io ho comprato questo set di coperchi in silicone, però purtroppo ne sono usciti, è uscita una coppia per ogni dimensione. Quindi
Quindi in realtà qui ne ho due e purtroppo volendo fare tre impasti ho dovuto utilizzare la pellicola per questo, però la uso raramente perché in effetti è uno spreco ed è un peccato. Invece questi tappi in silicone sono davvero una figata, funzionano bene, vedete, non esce l'aria, niente, cioè sono riutilizzabili, lavabili, sono la fine del mondo. Saluti da Fragola, ehi a Fragola, grandi friarilli da Fragola. Ciao a tutti, eh sì, il capello stasera ragazzi l'ho lasciato senza gel. Domenico, ho avuto problemi con la nuvola, mi si appiccicava un sacco di semola in stesura. Cosa ho sbagliato secondo te? Non si staccava nemmeno con lo schiaffo. Dipende dall'idratazione che hai fatto. Wow, Malta, Christian. Ciao Christian. Anch'io ho floppato con i coperchi, sono piccoli. Io ho preso proprio il set di coperchi, quelli lì che hanno tutte le misure. Così le posso usare addirittura per coprire i bicchieri, per dirvi. Voglio, che ne so, mi rimane un po' di sugo e voglio andare a... Non voglio sporcare un contenitore, lo metto in un bicchiere così e poi metto il tappetto e va più che bene. Mi trovo bene, però in effetti non avendo mai fatto tre impasti contemporaneamente, ho dovuto purtroppo utilizzare la pellicola. Allora, permettetemi di bere un secondo. Fabio, non posso svelare fino alla fine la farina contenuta in questo contenitore qua. Non lo dirò, così come non dirò delle pizze che farò, quali pizze sono Nuvola, Caputo Blu e la farina misteriosa, perché sarete voi a indicarmi ad associare farina e impasto al nome corretto, perché tutti quanti mi dicono: guarda, allora la farina Caputo Blu pizzeria mi trovo meglio perché così. Allora, vi voglio sfidare questa sera, sono io che sfido voi a beccare la farina giusta. Quindi a un certo punto faremo sto quiz e vediamo se riuscirete a indovinare le farine giuste. Allora, mettiamo un poco questi a posto. Nel frattempo che il forno scalda, volevo preparare un po' di robe qui. Così taglio dal contenitore uscirà il super ospite. Sicuramente, ragazzi, uscirà un super ospite. Allora, io qua come al solito ho la mozzarella. Non avevo tempo di tagliarla prima. E quindi insomma, l'ho messa a scolare qui dentro, solito contenitore, lo scolapasta, l'ho spaccata così il siero ha cominciato a uscire e quindi taglio. Questa è una mozzarella, insomma, niente di che, la mozzarella che compro al supermercato qui vicino, forse che è un Tesco, un Super Value, forse il Super Value è l'equivalente del cavolo di supermercato che costa tantissimo. Purtroppo è l'unico in zona. Su alcune cose i prezzi sono buoni, su altre invece sono molto alti. Ed è una mozzarella. Qui c'è qualcuno, c'è un cellulare che suona. Scusate ragazzi, purtroppo mia moglie ha lasciato il cellulare qui dentro. Adesso se ne è uscita carica di vergogna. E vi dicevo, vabbè, una mozzarella insomma molto simile al fior di latte, ma qualità insomma veramente molto basica, molto è come se fosse una specie di mozzarella Galbani, come dire. E questo supermercato qui vicino a casa ha anche tante cose italiane, però c'è un piccolo problema e sta cosa veramente è seria. Ora comprano tante cose italiane, ho trovato una mozzarella di bufala notevole come sapore, però c'è il piccolo problema che le lasciano scadere e le lasciano poi nel frigorifero. Sta roba è una roba per me imbarazzante, cioè per me, per loro è imbarazzante, perché non sanno conservare, o perlomeno non ci badano a conservare le cose bene, e quindi non solo trovo le cose scadute puntualmente, tipo Furio, il personaggio di Carlo Verdone. Vado da loro, gli dico: guardate, questi sono scaduti e le porto, e questi qua se le portano via e poi in effetti non le mettono più lì. Ma trovo anche, per esempio, il prosciutto che magari non è scaduto, ma poiché è stato conservato male,
assunto dei colori tipo la bandiera della pace. Cioè, vedi il prosciutto che a un certo punto è verde, oppure magari è marrone. Che dico io? Cioè, chi non conosce il prodotto, ci sono tante persone, magari non italiani, che vogliono comprare del prosciutto. È il prosciutto italiano, lo comprano e si avvelenano. Perché purtroppo se ne fregano. Infatti bisogna fare sempre tanta attenzione. Ma in generale, quando comunque si compra la mozzarella, il mio consiglio è sempre quello di lavarla, per il semplice motivo che se non conservata bene diciamo, nella catena del freddo, potrebbe sviluppare listeria. Ma adesso dico questa cosa qua ed esce sicuramente il chimico della situazione che mi dice: no, attenzione, però vi prego, però se sta cosa confermatemela, l'ho studiata per l'HACCP. E quindi sono fissato, la mozzarella la devo lavare sempre proprio per togliere via la possibile listeria. Allora, nel frattempo salutiamo un po' di cose. Ui, Antonio è entrato e vi vorrei ricordare che noi siamo in onda per Pizza Live Talk settimana prossima, martedì, giusto Antonio? E guardate, non ve lo dico nemmeno, cioè ve lo sto dicendo in realtà, puntata scoppiettante. Se vi è piaciuta la puntata di lunedì scorso con il grandissimo Vincenzo Capuano, sta puntata qua, mamma mia, non ve la perdete perché davvero numeri, 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 numeri. Allora, adesso sto facendo il pomodoro, ormai c'ho questo periodo qua in cui devo fare il pomodoro come proprio il vecchio pizzaiolo degli anni 50, si deve rompere con le mani. Se no non è bello, non è buono. In realtà non cambia niente, ragazzi. Però mi piace questo fatto che poi il pomodoro assume questa non diventa liquido, insomma, rimane un pochettino grezzo. Sta cosa mi piace tanto. Anche se però devo dire che ci sono pomodori e pomodori, quindi alcuni pomodori che magari sto grezzo si può masticare, oppure il pomodoro dove magari rimangono i pezzi un pochino duri qua. Vediamo. Allora, nel frattempo che sto schiacciando questo pomodoro e quindi vi sto beando con questo speciale rito dello schiacciamento del pomodoro, vado a leggere un po' di messaggi. Martedì, e adesso vi dico pure chi viene martedì. Antò, però ti prego, dai, non lo dire, ma sei sempre a rivelare questi segreti, Antò, e dobbiamo fare sempre questo. Ciao Gigi, il mio metodo spacca, non mi hai fatto sapere più niente. Ah, Francesco Scarpa, quello dell'alluminio su per coprire la parte davanti, non l'ho ancora fatto, però mi riprometto di farlo. Promesso, promesso, non da marinaio, eh. Marcello, escono i numeri martedì. I numeri, sì, ragazzi, così vi potete giocare i numeri. E poi, se prendete una cosa di soldo, insomma, ricordatevi di noi, fateci una donazione. Ma solo se prendete i milioni, noi non ci accontentiamo di poco. Sì, è vero, ragazzi, l'ho fatta apposta. Vabbè che l'avevo fatti più a caschetto, però io, ma fossi in voi, mi aspetterei ancora un'altra capigliatura per martedì. Non voglio rivelare niente, ma mi sta avvelenando l'idea di fare ancora un'altra capigliatura per martedì e forse magari ce la facciamo tutte e tre uguali. Non lo so, non lo so. Ciao Diego, sto facendo un impasto autolisi 100 per 3 ore. Vai, vai, vai. A mia figlia piace solo la passata Mutti. Pure a mia figlia piace la passata Mutti in certe circostanze, cioè per dirti se fai le lasagne, se robe così, però sulla pizza deve essere questo pomodoro qua, deve avere una certa dolcezza, quindi se per esempio mi capita un pomodoro che è più aspro, devo addolcirlo. Come addolcisco il pomodoro? Questo è un altro punto abbastanza dibattuto tra le persone. Ci sta chi mette lo zucchero. Io no, metto il bicarbonato di sodio, perché il bicarbonato di sodio va ad abbassare un pizzichino, va ad abbassare il livello di acidità, lo stesso motivo per il quale voi magari prendete il bicarbonato di sodio quando vi sentite l'acidità di stomaco e quindi la volete far abbassare. Io ci sono sempre, sono in ombra, ma ci sono sempre, sto sciacquando le mani. Ecco qua. Quindi questo è il metodo che utilizzo. Non utilizzo lo zucchero perché poi in realtà lo zucchero va soltanto ad addolcire, non cambia poi le proprietà del pomodoro, che rimane sempre acido, ma rimane un acido dolce. Quindi, insomma, un po' una schifezza. Però so di pizzaioli che continuano a mettere lo zucchero nel pomodoro. È rimasta questa usanza, perché comunque è un'usanza da pizzeria anni 80.
e mi piace dire sta cosa, pizzeria da anni 80, è uscita fuori con Vincenzo Capuano, e penso che me la tirerò tantissimo sta cosa della pizzeria anni 80, della pizza anni 80. Ve la ricordate la pizza degli anni 80? Antonio, te ne stai andando? Vabbè, vabbè, Antonio se n'è andato, ragazzi, ci ha abbandonato Antonio. Allora, hi, sorry, I'm not able to read your name because, you know, it's Cyrillic, so I can't really read, but hi, whoever you are, I suppose you are based in Russia, Ukraine, or Belarus, I have no idea, so, hello. Stavo salutando un amico il cui nome è scritto in cirillico, quindi non sapendo leggere il cirillico, purtroppo ho fatto una grande figura di... Antonio ci mette un po' di amore al dolce di pomodoro, mamma mia, la sentite veramente quanto proprio il cuore mette nelle sue pizze. Meglio Caputo che Barilla, artista della farina. Vogliamo sapere chi c'è alla prossima puntata, ma esiste un forno F1 da incasso? Non lo so ragazzi, ho visto persone che hanno si sono fatti loro il cosetto da incasso, però non lo so, sinceramente non sono un esperto. Allora, prendo un cucchiaio. Nel pomodoro ho già messo, niente, vabbè, prendiamo questo. Nel pomodoro, vi dicevo, ho già messo il sale, ho messo un cucchiaino di sale che equivale più o meno a 6-7 grammi giù di lì. E quindi adesso devo girare. Vi piace questa novità dell'immagine nel piccola, così vedete anche quando parlo, mentre dico le mie sciocchezze? E poi, sapete che mi piace, è una roba che magari in pizzeria non si fa, o perlomeno non in tutte le pizzerie, a Napoli sicuramente non si fa, però mi piace aggiungere, visto che non mangiamo pizza diversa dalla margherita e simili, insomma la marinara no, mi piace sempre aggiungere un pochino di basilico tagliato piccolo piccolo, perché in questo modo qua, tagliandolo, diciamo che gli oli essenziali, come dire, insomma, la linfa viene fuori e quindi dà al pomodoro un sapore diverso, comunque qui in famiglia amiamo tanto. E poi il fatto che io stia tagliando adesso il basilico, mettendo nel pomodoro, che quindi ha una base acida, tra virgolette corrode, consuma un pochino il basilico e quindi ne fa uscire fuori il sapore. C'è un trucco così carino se vi piace particolarmente il sapore del basilico. Se invece non ve ne frega niente, non lo mettete, non va ad incidere in maniera sostanziale. Quindi lo giro e abbiamo preparato anche la pummarola. Allora adesso vediamo, preparato qua la... Voi non lo vedete, ma qui abbiamo pomodoro, abbiamo mozzarella, basilico, parmigiano che piace tanto, tanto a mia figlia, e poi abbiamo questo qui. Ok, allora, fatta la preparazione, adesso finalmente prendiamo gli impasti. Allora, impasto numero 1. Come vedete, questo l'ho impastato proprio con la forchetta, cioè proprio un animale. Ho preso la forchetta e ho... Ah, non avete visto, stavo facendo vedere a me stesso. Vediamo, ecco qua, riuscite a vedere, no? Si vedono proprio le forchettate. Ma sapete in quanto tempo ho impastato? Mi dico la verità, ragazzi, perché non vi posso nascondere certe cose. Mi ero addormentato. Nel frattempo devo preparare le cose della live. Mi sono svegliato che mancavano un'oretta e quindi ho dovuto fare tutto a volo a volo. E per questo ho messo la farina, l'acqua, il lievito, il sale, tutti insieme come da metodo di Antonio di Malati di Pizza. E poi con una forchetta velocemente, in maniera proprio grossolana, ho mescolato così per approfittare dell'autolisi che comunque avviene. Soltanto che questo, diciamo, è il metodo no need, perché ho aggiunto direttamente il sale e il lievito. Ok, allora adesso vi faccio vedere che cosa succede a livello di struttura. Allora, questo qua io tiro, 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 resiste, ora si sta rompendo. Ok.
faccio le pieghe. Allora, come avete visto, ho fatto giusto due pieghe, anzi erano quattro, dai, non tendere a minimizzare perché sennò... E adesso vado di laminazione, così da fare in modo che il sale, lievito, diciamo, arrivino in modo uniforme dappertutto e allo stesso tempo aiutiamo la struttura dell'impasto. Adesso voi lo state guardando, vi state facendo un'idea, ok? Io fra poco poi vi farò la domanda fatidica. Secondo voi, no, anzi ve la faccio alla fine, va, la faccio alla fine. Così almeno avrete modo di indovinare. Non lo posso tirare più di tanto, anche perché qua ragazzi ci stanno 100... Ci saranno 164 grammi di farina, insomma è un impasto da 200 e rotti grammi, 220 grammi al 67%, quindi non è che viene una roba enorme. Allora, adesso lo chiudo qua, 1, 2 e 1 e 2, poi vado di pirlatura. Che però, essendo troppo piccolo l'impasto, non riesco a farlo scivolare sotto le dita. Mo' chiamo mia figlia che ha le mani piccole e lo faccio fare a lei. Ovviamente non dovrei dirlo due volte. Alice, mi aiuti con l'impasto? Eccomi! Ok, allora. Questo lo lasciamo qua. È un po' grezzo sopra, ci sono ancora un pochino di grumi, ma va bene, è normale, perché è la prima volta che faccio le pieghe. E poi adesso prendiamo il secondo. Questo lo sposto più qua. Ok. Questo qua invece è il secondo. Vedete così? Lo mettiamo qua. Vediamo, eccolo qua. Ugualmente grezzo. E poi adesso vado a tirarlo. Tiro, 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 tiro. Si sta rompendo. Ok. Così almeno vi rendete conto dell'estensione. Così, così, così. Solite quattro pieghe e poi vado a metterlo qua sopra. Faccio la pirlatura. Devo dire che questo qua rispetto all'altro si pirla meglio, quindi questo può essere magari un indizio per voi quando dovrete indovinare l'impasto. Vedete come scivola bene? L'altro invece mi ha dato un po' più di noia. È come se non si attaccasse bene al tavolo e quindi non mi permette di fare una pirlatura decente. Ok. E poi, infine, abbiamo l'impasto misterioso. Ciao Alice, stiamo facendo una... Sì, le pizze sì, però stiamo facendo... Alice vuole assaggiare cosa? La Cosa? La mozzarella. mozzarella. Ok, Alice vuole assaggiare la mozzarella. Prendi, dai. Buona Buona la mozzarella, sì. mozzarella. Occhio, occhio, occhio. Sì, ti vedono nel riquadro piccolino, guarda. La saluta. Oh, però come vedete com'è andata la storia? Come l'ho nominata e ho detto a voi, Alice viene a fare l'impasto, si è palesata che manco aveva sentito. Nominato?
Sì, ti avevano nominato, parlando malissimo di te, chiaramente. Non è vero, Alice, non è vero. Allora, la tua mano. Mi dai soltanto un secondo, così faccio vedere la struttura di questo impasto. Ma questo è È un sempre. altro impasto che non bisogna nominare. Se tu lo sai, non lo dire. Ecco qua, che mi sgami in un attimo. Allora, Io ragazzi, non lo qui vedete, stendo, stendo, stendo. so. Forse lo so. Sì, guardate qua. Continua, eh. Questo mi sembra che a livello di... Ecco, qua adesso cede. Adesso sta cedendo. Mi sa che lo so. No, non lo dico, No, non lo dico, che si sente, si no, non sente. lo dico. Aspetta. Aspetta, aspetta. Ti sentono adesso. Ok, no. Allora, mi ha Era detto... giusto? Ha detto... Ah, no, ha detto... Hai usato la caputo nuvola. Aspetta, aspetta, che non mi vedono. Hai usato la caputo nuvola. Sì, che ho usato la caputo nuvola, ma il problema è che le persone non sanno quale di queste sia caputo nuvola. Va bene? Ah, tu lo sai. E come fai a saperlo, scusami? Non lo so neanche io, un altro poco. Ok, allora faccio le pieghe qua. Attenzione, non li distraiamo perché Alice, adesso c'è un quiz, devono indovinare quale è l'impasto. sapere anch'io. Vuoi farlo anche tu? Va benissimo. Mi sa che io lo so, però prima devo toccarli, mi sono appena lavata le Ah, mani. si è appena lavata le mani, meno male. Allora, ragazzi, qua vado di pure qui di pirlatura. Guardate, e devo dire che anche questo qua si comporta come natta ferma, si comporta come il primo impasto. Ma vedi un poco. Ecco qua, è arrivato il momento disturbo. Ma Ecco. ho una domanda, Sì. due sono normali e due sono caputo nuvola? Allora, no, sono due caputo e più una farina misteriosa. Ok, Ma è quella che ho detto? no, la nuvola non è misteriosa, ce l'abbiamo qua. Cioè, tu non ti preoccupare, Alice, che questi qua sono esperti, eh. Questi qua, Alice, sono degli espertoni che davvero se dico una sciocchezza mi fucilano, guarda. Allora, Oh, qualcuno ha scritto io adoro dice, grazie. dai, ripirliamo qua, così assomigliano, cioè non sono tanto diverse. Perfetto. Allora, Alice che balla. Allora, adesso... Ciao Alice, scriviamo. Questo è l'impasto numero 1. Ops. Qui abbiamo l'impasto numero 2. E qui abbiamo l'impasto numero 3. La 1, la 2 o la 3? Allegria! Chi se lo ricorda, Mike? Magari qua c'è qualche millennial che mi dice Mike chi? Eppure ci avete ragione. Ok, allora, comunque mi sento proprio quiz degli anni 80. Ecco, questa è un po' la frase del giorno, sarà anni 80. Ok, allora adesso, cari, io vi inviterei a scoprire qual è la farina. Ma aspettate, non lo scrivete ancora, che vi do il via e poi ci sarà un vincitore. E poi, voglio dire, i più bravi magari mi indovinano anche quella misteriosa, Però non corriamo troppo. Ok, io rimetto la telecamera sugli impasti e vi chiedo di dirmi, secondo voi, qual è l'impasto numero 1? Via, leggo da questo momento in poi. Allora, vediamo, vediamo. Numero 1 mi dovete dire, ragazzi, numero 1. Ok. Allora, vedo che ci sono. È bello, mi sembra di fare la corsa dei cavalli. Allora, dai, facciamo la telecronaca. Ed ecco che la pizzeria avanza, ma la nuvola prende di nuovo strada. E avanza pizzeria 1, nuvola, nuvola, pizzeria. Ma Caputo Blu prende il sopravvento. Pizzeria, pizzeria, nuvola. Ci sono due nuvola, tre nuvola.
e farina biologica, addirittura c'è pure una Barilla. Fantastico, veramente una lotta senza esclusione di colpi, ma vediamo che la farina blu, Caputo Blu, sembra prendere il sopravvento ed infatti forse ha la maggior parte delle risposte. Signori e signori, stop al televoto. L'avrei sempre voluto dire, ve lo giuro, ve lo giuro. Cioè da quando ero piccolino avrei voluto dire stop al televoto. Stop al televoto perché adesso vi chiedo invece di indovinare la farina, cioè l'impasto numero 2. Chi è il 2, ragazzi? Forza, 2, 2, 2, 2, 2. Dai, 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 ditemi. Chi è il 2? Nuvola 2, nuvola. Nuvola, blu, nuvola, pizzeria. Okay, chiaramente per blu intendete pizzeria. Nuvola, nuvola, nuvola. Caputo rossa addirittura. Nuvola, nuvola. Misteriosa, ok. Nuvola, Caputo Blu, nuvola, la nuvola distrugge tutto. Boh. Nuvola, nuvola, nuvola. Quindi vedo che qui abbiamo una maggioranza assoluta per nuvola. E allora, signore e signori, stop al televoto. E ci siamo. La 3. Aspettate che lo devo dire. La numero 3, eh. Che cos'è la numero 3? Forza, c'è qualcuno che sostiene ancora che possa essere Nuvola o Caputo Blu Pizzeria o qualcos'altro? Forza, forza. Signore e signori, fate il vostro gioco, fate il vostro gioco. Forza. Addirittura c'è chi mi suggerisce un blend. 50% pizzeria, 50% Nuvola. Forza, forza. Rossa, Caputo Nuvola, Caputo Blu, Nuvola Super addirittura. Questa che è? Questa è Nuvola normale, non è Super. Nuvola, nuvola, blu, 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 le mille bolle. C'è qualcuno che dice Polselli, la terza è Polselli, rossa, ok, 50 e 50, nuvola Caputo, 5 stagioni addirittura, che voi sapete le farine che uso, quindi è facile, giustamente. E signori e signori, stop al televoto e sveliamo la verità. Non so come qualcuno abbia fatto, perché partendo soltanto dagli impasti, in effetti è difficile stabilire. Allora, la numero uno è la farina nuvola. Quindi chi ha detto nuvola ha indovinato. Farina nuvola normale, non è farina nuvola super. Impasto numero 2 è la Caputo Blu Pizzeria. Ed infine, impasto numero 3 è una Polselli super. Quindi chi ha indovinato, insomma, vince una pizza che gli arriverà a casa via corriere, con tanto di mozzarella ormai ridotta ai minimi termini. E adesso io però con queste mi faccio il pane. Quindi le metto tutte insieme, una cosa proprio simpatica, tanto hanno la stessa quantità di farina, acqua, lievito e sale, le metto insieme. E le lascio riposare e poi domani mattina faccio le ultime pieghe per la cottura. Perché stiamo arrivando alla parte fondamentale di questa diretta, signore e signori. Stiamo arrivando alla cottura. E vediamo un po', questa la metto qua. La cottura è di fondamentale importanza perché a questo punto metterò a dura prova la vostra conoscenza delle farine in questione. Allora, visto e considerato che ho svelato la farina misteriosa, delle pizze che farò, una pizza sarà farina nuvola, un'altra pizza sarà Caputo Blu e un'altra pizza sarà Polselli. E quindi starà a voi indovinare ed associare la pizza alla farina. Ci siete? Ok. Allora, nel frattempo, dai, facciamo un po' di social networking, così vi saluto, perché state in chat. Allora, dai, saluto Vincent, Antonio, voglio quei coperchi in silicone. Anto, trovi il link in descrizione, non so se l'ho messo il link in descrizione dei coperchi in silicone, però se vi interessa lo metto e sono davvero fantastici, costano una sciocchezza.
Ovvio, ovvio, tutta questa pantomima l'ho fatta soltanto per dire stop al televoto, cioè proprio il mio sogno da bambino, quindi di che stiamo parlando? Assolutamente. Nono taglio, Marco, in realtà che non li ho ingellati, cioè questi sono i miei stessi capelli da marzo, io non li taglio da marzo, ho tagliato soltanto un po' i capelli dietro e di lato, ma non li taglio da marzo, quindi in realtà io li nascondo quando metto il gel. Però adesso ogni volta che devo fare una diretta devo mettere mezzo tubetto di gel per tenerli tutti quanti sistemati, insomma, e quindi adesso ho deciso di tenerli alla Vincenzo Viscusi, quindi fra poco mi vedete pure me con il coso in fronte, poi il cappellino, insomma, ci stiamo viscusizzando, diciamo la verità, tranne Antonio che il cappellino ce l'ha già per natura, insomma, c'è poco da fare. Allora, sì, oggi in forno le pizze, ragazzi, abbiamo trascorso questa prima mezz'ora a cercare di capire le farine e adesso faremo la cottura. Vediamo, faccio sempre il metodo combo, grazie mille, no? Grazie a te Simona per aver creduto in me. Ho intenzione di comprarmi coda 16, sembra migliore, mi sembra spazioso. Sì, ragazzi, è un forno comunque economico, grande, perché no? Insomma, siete limitati nel budget, perché no? Io la mia scelta l'ho fatta, si chiama Ardore, ragazzi. Qua con Ardore io non torno indietro. Cioè, come forno da così con la fiamma, il gas, eccetera, eccetera, è un signor forno. Però adesso devo abbassare un po' la fiamma, parlando proprio di fiamma, perché siamo arrivati a 500, 505 gradi sulla platea e questa cosa, insomma, non c'è un po' esagerato. Vogliamo la pizza? Ragazzi, vi accontento perché tanto dopo dobbiamo fare un altro quiz. Cosa ne pensi di Lillo? Allora, ragazzi, Lillo. Non l'ho mai provato, nel senso che l'ho visto provare dai miei colleghi youtuber, in primis da Sergio Mura della pizza fatta in casa e da Luigi della pizza fatta a mano. A dire la verità, mi ero iscritto anche al canale, no, al gruppo Facebook del Lillo perché volevo comprarlo, però fra poco non avrò più a disposizione le piastre col fuoco, eccetera, eccetera. Avrei poi dovuto comprare il fornello da campeggio. Ho detto vabbè, dai, lasciamo stare. Ne avevo capito in tutte le potenzialità, però ho lasciato stare. Ma ero lì per comprare. Battutona, scusate ragazzi, stasera proprio sono in formissima. Però lo reputo da quello che ho potuto vedere perché. In effetti non l'ho provato in prima persona, ma da quello che ho potuto vedere mi sembra davvero un bel forno. Ci siamo? Ci siamo, dai. Ta-da! Ah, ecco qua, ecco qua. Allora adesso già potreste farvi un'idea, secondo me. Io adesso, ecco, lascio un po' l'inquadratura qua, ovviamente non dovete indovinare adesso, però avete una sorta di, così, di visione d'insieme dei panetti. Questo mi sembra un po' collassatino, questo qua meno, questo qua regge di più. Questo potrebbe già darvi delle indicazioni sulla tipologia di pizza, ma poiché io oggi sono molto cattivo, in realtà non vi associerò le pizze al vabbè, ma non sto proprio esagerando, dai, Allora, io prendo una pizza a caso, cioè una pizza, un impastino a caso. Allora, facciamo giro giro tondo, com'è bello il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Oh, il caso ha voluto che cominciassi proprio da questo. Chissà da quale sto cominciando, chissà qual è. Eccolo qua. Gusto pulito, colore chiaro. È sicuramente l'impasto fatto con la farina.
Allora, sono un po' un attimo, sto vedendo qua come sta messo il forno. Nel frattempo c'è Mary che non si fa vedere, ma esiste. Si sta spalmando. Non sto spalmando, sto prendendo l'humus ad Alice. Ah, vabbè, sta prendendo l'humus ad Alice, ma Ciao sta. a tutti, non mi faccio vedere. Non si fa vedere, ragazzi, c'ha vergogna, ma ha detto no, io mo adesso. Vi saluto giusto un attimo. Qual è la telecamera? La 1, la 2, la 3, è la 1. Ciao, scusate, sono un pochino messa in disordine. In disordine, va bene, dai. Ecco qua. No. Ah, è arrivata Alice e si è messa a controllare la regia. Alice, guarda che siamo in un momento topico. Qua io sto per stendere la Grazie. pizza, e devo indovinare questa quale dopo. Questa è bello toccare. Qual è È questa? che te lo dico. No, dico, come fanno a saperlo? È perché. No, no, no. Perché dopo vedremo la struttura dell'alveolo, vedremo la morbidezza, vedremo una serie di cose e quindi in base a questo loro dovranno indovinare, perché ci sono persone che dicono no, io per me la, che ne so, la Caputo Nuvola non mi piace, preferisco la pizzeria blu e così, diciamo, cercheremo di smitizzare questa cosa oppure di confermare queste sensazioni che loro hanno su queste farine. Ho capito, ho capito. Ciao, ciao a tutti. Allora, fammi sapere chi indovina, Sono in parecchi live, quanti ne siete? Siete 217, quindi devo fare tutti i nomi e cognomi. Come funziona, Mary? No? No? No, nomi e cognomi. Porca miseria. Ecco qua. Adagio, perché se no piglia e schiaccia il cornicione e poi succede un guaio, come al solito. Ecco qua. Allora, proviamo a stendere Carlino ad. sta andando stasera, Sì. caldo Caldo caldo. caldo, finalmente. Ma se metto qua davanti c'è qualcosa? Tipo che mi voglio scaldare? No, ti posso soltanto riprendere, non è un problema. Oh no, Sicura? no. Sicura? Vabbè. Tu fai le dirette il venerdì sera, quando una è stravaccata sul divano, tutta così, che si lascia andare dopo una settimana. E che vuoi che faccio, insomma. Allora, ragazzi, mi sono distratto nella stesura, è che poi mia moglie mi distrae come al solito, ecco, la solita distrazione, così c'ho una scusa se dovessi bucarla o schiacciarla, capito? Va Se no mi bene, facciamo dai. sentire, facciamo Usa, sentire. usami. Sì. Allora, prendo una pala, poi dopo usiamo anche la pala di metallo, così vediamo un pochettino Dai, non ti come distraggo più. funziona. Vado. Grazie, no, Vado grazie, di là. grazie, Ciao, ciao, ciao. l'apprezzo molto, grazie, grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti! Pochino pochino di farina. Allora, questa la mettiamo qua sopra. Poi dopo ce l'allarghiamo una volta che ho messo gli ingredienti. Sembra un po' piccolina, in effetti. Mamma mia, stasera l'ho stesa veramente una schifezza. Mamma mia, se mi vedesse Capuano, ma sapete le mazzate? L'uomo che ha inventato la stesura di Gigrobo d'acciaio. Mi vede stendere sta pizza così e mi dice: Gigi, ma che stai combinando? Allora, non ho il cucchiaio grande, quindi mi arrangio e metto un 4 cucchiaiate di pomodoro. Deve essere bella pomodorosa, così almeno la mozzarella resiste. Però, ok, dai. Metto un po' il turbo perché sennò poi le pizze si fanno. La prima pizza poi è troppo fredda rispetto alle altre. Ok. Mo, secondo voi, devo mettere o non devo mettere il parmigiano? Vabbè, io non lo metto, dai, che se Alice quella vuole. Il solito dilemma del venerdì. Lo metto o non lo metto? Allora, allargo la pizza. Se l'allargate già con gli ingredienti sopra, risulterà più semplice allargarla, vedete? E ricordiamo quello che ha detto Capuano: se si rompe una pizza, se si buca, si mangia così, non la si serve. Ma tanto noi non siamo in pizzeria, se si buca, ce la mangiamo comunque, insomma. Ecco qua, aggiustiamo un poco questi. E voilà, andiamo di. Olio e quindi
Mi vedete qua, simpatia Gigio. Spero di non portarmi dietro tutto l'accessorio microfono. Ecco qua. Ecco. Diciamo che ho fatto proprio la ho fatta scivolare un pochettino col timore, insomma. Allora, vediamo che succede. Si sta già gonfiando, non so se notate. Già si gonfia. Io l'ho infornata a 46 e forse 29. Cresce, cresce. Io adesso, come avete notato, ho abbassato la fiamma perché tutto sommato non mi interessava infornare a una temperatura troppo alta, no? E quindi, poi magari se serve, gli do la botta di cottura finale. Quanto stiamo qua? Siamo a meno di un minuto, eh. Avvicino, la metto un poco più fuori, così almeno evito di bruciarla. È passato. Sì, dai, 60-80 secondi. Devo abbassare il forno, ragazzi. Tarà, 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 tarà. Questo qua attirerà tante di quelle critiche giuste, giustissime, ragazzi, giustissime. Ho esagerato con la temperatura, vedete che l'ho fatta andare a 505 gradi. Ho fatto lo sbruffoncello e questi sono i risultati. Guardate. Quanto sta adesso? Allora, la platea sta a 404, mentre invece chiaramente la fiamma, cioè la fiamma, il cielo sarà più alto. Adesso devo comunque andare per fare la seconda pizza. Vabbè, dai, tanto noi dobbiamo andare a guardare la struttura, non la parte esterna. Quindi nel frattempo questa qui la lasciamo un po' qua. Sai, qui stai buona, non ti muovere? Ok. Ora andiamo a prendere un altro impastino. 67% Luigi. Allora facciamo la gara tra queste qua. Giro giro tondo, com'è bello il mondo, passa la terra, tutti giù per terra. Ok, devo fare questo. Passa la terra? Non me lo ricordo più. Casca la terra, mamma mia. Casca la terra, tutti giù per terra. Ecco qua. Andiamo qua. Questo impastino, come avete visto, tende ad attaccarsi un po' di più. Come questa parola che non mi usciva dalla bocca, attaccarsi, siete in 250, mamma mia, vi voglio bene tutti quanti, tutti, nessuno escluso, pure Antonio che magari se n'è andato, glielo volevo dire, ma se n'è andato, quindi purtroppo non lo saprà mai. Allora, ui, Tiziana di Dio, mamma mia, da quanto tempo? Facciamo la stesura. Allora, qua affonda in maniera più netta nell'impasto. Ecco, voglio darvi questo indizio. Quell'altra lì invece era più tenace. Sì, qua insomma pare che si stia stendendo da sola, eh. Eh sì, beh, che lì m'ero distratto con Mary, però ok. Perfetto. Mettiamola
sulla pala. Pala che è caduta chiaramente a terra. Allora, ho sempre sognato fare quella cosa che fa il maestro Pepe. Lui prende la farina, la mette sotto, poi prende la pizza, la gira e si trova con la pizza già infarinata. Ciao Alice! Posso farti una domanda? Sì. Devi mettere il parmigiano su questo. No, non ha messo il parmigiano da nessuna parte. Puoi chiederlo a loro, sono testimoni, 256 testimoni. Per caso ha messo il parmigiano? Se me lo dite voi. Mi fido davvero tanto. Mi Dai. fido di te, però voglio anche. No, visto, Antonio ha detto No. no, no, no. Ok, Qualcun altro che vuole ok. testimoniare? Hai No! visto? Hai visto? Ecco qua. Dai. L'ha messo! Chi che l'ha detto? Salvatore Clemente. Non è No, vero, guarda. tipo, no, No, vai ah, tranquillo. Ma ok. scherzo. Sì! No, ti stanno prendendo in giro, ma come si fa? Cioè. Guarda, che veramente che cattivi, a Natale che prendono in giro. Persone hanno detto di sì e tipo 10 hanno detto di Ma che è un sondaggio. Ok, no. allora. Va Infatti c'è scherzo. bene. Uno dice ha messo il pecorino. Ok, prendiamo le due foglioline di basilico. Poi dopo me ne servirà un'altra. Domande? No, ancora no, perché adesso siamo in una fase proprio fondamentale. Bisogna infornare la pizza. Ecco Grazie per avermi detto che hanno messo il parmigiano. qua, hai visto? Avere una community così attenta e affezionata serve anche a evitare che mia figlia le venga una crisi da parmigiano. Perché in realtà non è che è allergica e non le piace. Ok. Qua ci sta una bollicina, rompiamola perché sennò si brucia. Ok, questa è pronta. Mettiamo l'olio. Ma veramente spero che Capuana non mi stia guardando perché sennò tutto il bello a fare le domande io e poi piglia. Figuracce. Allora, number 6. Inforniamo. E voilà! Ah, è andata meglio sta infornata, dai! Meno fatto sotto dalla paura. Però, insomma, forse mi conviene anche abbassare un pochino la fiamma. Vediamo un po'. Cresce, cresce, no? Per curiosità, voglio guardare sotto com'è, ma non la giro perché sennò si buca. Alla faccia mia. È meglio che la giro. Avete notato che le sto facendo tutte simili come cornicione, in modo tale da avere una resa simile almeno dal punto di vista estetico. Metto un po' fuori, giusto per, come ho fatto con l'altra. Se qualcuno magari l'ha chiesto, sono impasti diretti. Sono lievito madre, ecco qua. E anche questa l'ho voluta brustolire, ma per una questione proprio di coerenza con l'altra pizza, ragazzi, Ah. Perché sennò poi sono troppo di diverse e poi vi confondete, insomma. Ecco qua. Questa è la seconda. Non vi lasciate. È buona, è quasi buona, è quasi buona. Dai, tanto noi ci serve il cornicione, ragazzi. La seconda la mettiamo qua e adesso facciamo la terza pizza, non c'è bisogno di fare alcuna filastrocca, che ce l'abbiamo qua. E dovrebbe essere questa qua.
Ma questa sta impastando, non ho capito questa cosa. Com'è la situazione? Siete in fase di impastamento per domani? Ok. Ah, guardate, guardate. Ok. Per coerenza a sto punto faccio cuocere anche questa qua un po' di più, almeno sono tutte e tre uguali. Questa qua a livello di stesura pure è interessante, guardate come si stende abbastanza in fretta. Di schiaffetto, poi andiamo di pala. Scordo sempre di fare la roba del maestro Pepe. Un po' di dubbi sulla struttura. Qui mi sembra un pochettino sottile, devo fare attenzione. Molta, molta attenzione. Dai, dai, veloce, veloce. Movimento circolare. Circolare. Vedete, quando si schiaccia il pomodoro a mano, questo è il risultato, diciamo che è grezzo, in alcune parti è più liquido, in altre invece lo è di meno. Mozzarella. Basilico. Ultimo pezzetto rimasto di quelli che ho tagliato prima. Allarghiamo la pizza, ma non esagerare. Vediamo qua com'è la situation. È veramente curiosa sta cosa qua, curiosissima. Perché nonostante fosse a 4,50, insomma, ci ha dato dentro parecchio prima. Vabbè. Andiamo qua. Forno è troppo potente. Numero 6. E andiamo di infornata. E 1, 2 e 3. Questa forse è venuta un pochettino più grande. Ma che volete fare? Quella è l'artigianalità. Dai, cresci, cresci. Allora, qua forse il forno in effetti è un pochettino più basso rispetto a prima. Vediamo che cosa succede. Vediamo il sotto com'è. Però devo dire la verità che tutte e tre si sono cotte molto velocemente sotto. E io sono tentato dal girarla, ho fatto bene. Mettiamola un poco più lontana. Abbassiamo. Ecco, e anche stasera il rumore esagerato per il microfono, scusatemi. Vi prometto che la prossima diretta la faccio con i microfoni senza filo, ragazzi. Così, sto palino da girata è una figata mondiale. E voilà! Ecco
No, è qua, ma a questo punto ci vuole la canzone che tutti mettete quando ci taggate su Instagram. Pino Daniele, fatta una pizza, avumarola coppa. Allora, ragazzi, la verità la devo dire, cioè, io sono amante della verità, e qua, questa qui è un pochettino, insomma, se me l'avessero portata in pizzeria, magari avrei detto, uè, bello, mi stai facendo pagare e mi dai sta pizza qua così, la voglio più chiara. Qui proprio al limite, ma pure qua, insomma, forse mi sarei un po' arrabbiato, qua un pochettino meglio, quindi devo essere onesto e sincero con voi, sono abbastanza critico con il risultato. C'era la smania di fare e quindi non ho aspettato che il forno scendesse un pochino di temperatura, però non tutto è perso perché tanto noi lo scopo di questa serata non è quello di fare delle pizze belle, ce ne frega, noi vogliamo capire in realtà quali pizze sono le pizze, insomma. Allora, io per adesso ho fatto una cosa e le ho mischiate come uno scemo. Allora, vediamo, questa quanto è fredda? Questa è più calda, ok. Le ho girate così. Ok, allora. Ok, adesso mi ricordo quali sono. Fantastico. Pizza numero 1, pizza numero 2 e pizza numero 3. Io vorrei darvi però una visione d'insieme. In realtà, facciamo una cosa: sposto quest'altra telecamera qui. E vediamo che succede. Proprio vediamo. Ok, così vi do una. Faccio vedere la sezione, la parte tridimensionale. Ok. Ah, ma guardate quanto dinamismo in queste dirette. Allora, pizza numero 1, pizza numero 2 e pizza numero 3. Mo' diciamola tutta, dal punto di vista del cornicione, dite, non lo so, cosa ne pensate? Insomma, a me sembrano davvero molto molto simili, non vedo questa grande differenza a livello di sviluppo di cornicione. Guardate, che ne pensate? Ora, questo non lo vedete, questa è la pizza numero 1. Pizza numero 2, prova del tocco, ma anche prova dell'aria che esce dalla pizza che fa il suo classico rumore. Vediamo. È un ventaglio. E poi abbiamo la pizza numero 3, pure a livello di morbidezza, insomma, siamo là. Questa prova numero 1, per darvi un primo indizio. Questo è il sotto, aspettate, ve lo faccio vedere da qua. Questo è il sotto, pizza numero 1, il modo in cui si piega. Sotto pizza numero 2, come si piega. E sotto pizza numero 3, il modo in cui si piega. Questa è ancora caldina. Ma adesso facciamo la prova che più di tutte noi amiamo, la leggendaria prova del taglio, perché secondo me è questa la prova reale che ci farà forse capire qual è la pizza associata alla farina. Dai, facciamo taglio. Ovviamente vado a tagliare la parte più grande, dovrebbe avere la struttura più netta. Allora, io non faccio commenti perché sennò. Allora, struttura, anzi, facciamo qua. Struttura numero 1. Si vede bene? Struttura numero Visto che hai già tagliato quella pizza, poi me la puoi dare? Ho questo. fame. Hai fame? Porca miseria, hai fame. Ragazzi, allora sono costernato, ma devo tagliare un pezzetto.
Voglio un pezzetto di questo, ti prendo un... Poi ti dico il sapore. Ti prendo un piattino piccolo e ti metto un pezzetto di questa qua. Aperta, La finestra. sì, mi dispiace. Allora, ti taglio questo pezzettino qua. Però nel frattempo facciamo anche vedere che succede se io taglio qua. Ok. Eppure qua, insomma, la struttura, facciamola vedere, Alice, almeno così questo taglio. Quindi pizza numero 1. Ok, questa la diamo ad Alice. Lì nel frattempo ti mangi questa fettina qua, ok? Poi dopo ritorni e te ne do un altro. Ti faccio Mi hai dato assaggiare. quella che avevi già tagliato? No, ne ho fatto. Scusatemi, ragazzi, ne ho tagliato un'altra. Poi magari Alice, anche la prova dell'assaggio è importante. Ora vado a tagliare la pizza numero 2. Anche qua prendo la parte possibilmente più grande, più alta, così da fare una prova simile. Ok. Questa è la pizza numero 2. Ma riesci a mettere a fuoco questa telecamera? Metti a fuoco forse le mani più che il coso. Ma riuscite a vedere? Ok, quindi questa è la numero 2, lato A, numero 2, lato B, cioè non lato B in quel senso, non mi avete capito, no? Ok, e poi abbiamo la numero 3, e anche qua scelgo la parte più alta e taglio piano piano. Più unta, la metto in un piattino perché sennò mi faccio davvero una schifezza. Voi chiaramente sta cosa non la state vedendo perché c'è tutti i fili nascosti. E abbiamo detto questa qua, la mettiamo qua e faccio vedere la struttura anche di questa piccola fettina qua. Riuscite a vedere la struttura di questa? E metto di qua. Quindi adesso le metto nello stesso piattino, così fate un confronto. E poi dopo apriamo il televoto. Allora, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Numero 1, pizza numero 1, pizza numero 2 e pizza numero 3. Pensate di avere abbastanza indizi per indovinare? Che vogliamo fare? Vogliamo aprire il televoto? Allora, signore e signori, apriamo il televoto. Rimetto a posto la pizza però, così è uno, la due, la tre. Mettiamo qua, la mozzarella e questa qua. Mi dispiace non avere una tipica musica da quiz, tipo chi vuole essere milionario, però dobbiamo fare. Signore e signori, vi chiedo allora a questo punto di indovinare la pizza numero 1. Aperto il televoto. È la musica di che fa ansia. È un momento topico, Alice, un attimo solo. Leggiamo un po' che cosa state dicendo. Sta dicendo Tanto tanto tanto, no, sto dicendo tanta tanta tanta. Allora, qui vediamo. La situazione è chi dice nuvola, chi dice polselli, chi dice pizzeria, chi dice nuvola, polselli, 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 pizzeria, polselli, nuvola, pizzeria. E la nuvola, polselli,
Polselli, Nuvola, Polselli, Pizzeria, Polselli, Nuvola. Ok. Nuvola, Alice, devo dire una cosa importantissima. persone dicono pizzeria, però io... Stop al televoto. Alice, dai un pezzo di questa così tu invece sarai Era testimone. buona, era solo un pochino picchiacchiata, ma non ha a che fare con... Ok, mi dovrai dire poi anche il sapore Il dell'impasto. sapore era buono Sì, però della... devi confrontarlo. Ok. Ok. Allora, se siete pronti, apriamo il televoto per la pizza numero 2. L'ansia, ragazzi, questo è veramente un momento di ansia totale, però... Fatemi tagliare un pezzo anche qua perché secondo me quello lì è troppo piccolino e non è giusto, è diverso rispetto all'altro. Forse ho dato quella ad Alice, quella che ho tagliato prima, forse, boh. Allora, leggiamo nel frattempo che cosa state dicendo. Polselli, Polselli, Nuvola, Polselli, Nuvola. Poi dite Nuvola, Polselli, Nuvola, Polselli, Caputo Pizzeria, Nuvola, Pizzeria, Nuvola, Nuvola. I capelli, Gigio, dove sono i capelli? Sono i miei capelli in generale o sono caduti nella pizza? I Trimbulini, Pizzeria, Pizzeria, Nuvola, Nuvola. Grazie Francesco, grazie mille Francesco Magrelli, grazie. Pizzeria, pioggia, pioggia, come pioggia? Pizzeria, perfetto. Ok, stop. Al televoto, stop, stop al televoto. Adesso, momento proprio fondamentale, mi dovrete dire invece la pizza numero 3. Signore e signori, televoto aperto, via! Tan 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 Vediamo che cosa dicono. Ti ho donato 5 Sì, euro. ringraziato, grande, grazie. Grazie tanto. Assaggia pure questo, non dire ancora niente. Io c'ho la fine. Volevo dire diverso. Diversa, diversa. No, pensavo che stessi per dare un'indicazione, ma adesso stanno votando. Volevo dire, io so esattamente qual è. Davide Sepe dice che per lui è cipolla e ci si è andato molto vicino. Cipolla, Sì. Eh aglio. sì. Quindi dicono nuvola, 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 no, 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 no. Per me cipolla, polselli. Signore e signori, e anche questa sera, stop al televoto. Mamma mia, mi sto esaltando da solo, mi sento una specie di Carlo Conti. Allora, adesso veramente il momento diventa topico, perché sto per dirvi quale farina è, però per fare ciò mi devo zoomare un po', no, non riesco a zoomare più di tanto, vabbè, non fa niente. Volevo fare ancora di più lo sborone. Allora, stop al televoto, vi prego, stop al televoto, non posso più accettare voti e state, insomma, falsando il risultato di di questa gara. Voglio farvi vedere per l'ultima volta, così, una carrellata delle pizze. Dopodiché vi dirò chi è chi, se me lo ricordo. No, me lo ricordo, me lo ricordo. Allora, cominciamo dalla pizza numero 1. Pizza numero 1. Signore e signori, sono orgoglioso di presentarvi la pizza fatta con la farina Polselli. La numero 1 era fatta con la farina Polselli, quindi un bravo a chi ha indovinato la farina numero 1. Poi commentiamo tecnicamente che cosa è successo quando ho fatto la stesura, così vi ricordo quello che avevo detto. Poi per chi guarderà il video successivamente potrà tornare indietro. Ora è il momento invece
della pizza numero 2. Numero 2, numero 2. Signore e signori, questa pizza un po' bruciacchiata, ma sempre godibile. E una, ovviamente, Caputo. Su questo, attenzione, questo si sapeva, era una Caputo. È buona? Questa è la mia preferita. Attenzione ragazzi, qua abbiamo anche un vincitore di sapore. Lei non sapeva nulla. La pizza numero 2, attenzione che l'attenzione sta alle stelle. È una Caputo Blu Pizzeria. Un applauso a chi ha indovinato la Caputo Blu Pizzeria. Un applauso. E quindi di conseguenza abbiamo attenzione, attenzione, la numero 3. Scusami, amici, la numero 3 è chiaramente una nuvola, nuvola. E avete sentito mia figlia che è, insomma, quest'anima pia. Che cosa hai detto Alice della pizza numero 3? La mia preferita. Ma Per quale motivo la? Vieni, vieni qua, forza, facciamo è vedere. più leggera, è più buona, non lo Più leggera e più buona. Ragazzi, questa cosa non è combinata. Avete visto? Prima ho fatto so. i. Ancora alcune persone dicono che hanno vinto. Bravissimi. Bravissimi a chi ha vinto, ragazzi, bravissimi a chi ha addirittura Indovinato indovinato tutto. tutte e tre. Anche chi ha indovinato solo Sì, allora guarda, uno. voglio che ti vedano perché insomma, questa è una testimonianza interessante. Vedete un po' di schifezze e di fili, scusate, non era Però previsto, però vedete Alice. Allora, hai detto una cosa interessante. Che sì. cosa hai detto di questa farina? Cioè di questa pizza, scusami. Beh, io dico che questa pizza è la mia preferita Parla qua. perché tipo aspetta, e se no si mastico e Hai ragazzina educata. allora volevo dire che mi piace di più perché non lo so, è più buona, non so Più buona. Però perché. hai detto prima, hai detto leggera. Sì, un pochino sì, un po' più leggera. Non lo so, è più buono l'impasto, non lo so. Allora, avete visto, giusto per fugare ogni dubbio, se mai qualcuno ce l'avesse, io ho fatto apposta ho fatto il tocco per scegliere quale impasto cuocere, perché veramente era al buio e quindi la sequenza è stata casuale, quindi è stata Polselli, Blu e Nuvola, quindi uno era la 2 e la 3, sì era la Nuvola, quindi lei non sapeva niente ed è interessante come una bambina che non ha conoscenze di farine, non ha conoscenze di, diciamo, di impasti, a parte quello che vede fare a me, abbia... Visto tanto che No, facevi. adesso no, ma in generale dico, sia riuscita, è incredibile questa cosa, sia riuscita a definire, a parole sue, quella che è una caratteristica della farina nuvola, perlomeno la caratteristica principale. Perché infatti è più leggera e ha un sapore diverso. Ha un sapore E diverso. noi potremmo mangiare una pizza intera perché è più leggera. E anche. Io sono stupito, mia figlia secondo me diventerà una pizzaiola, sono stupito. E, quindi niente, quindi sappiamo, quindi, allora adesso tecnicamente che cosa è successo? Quando ho steso la Polselli era più tenace, molto più tenace. Avete visto che comunque facevo un poco più fatica, vabbè che mi sono distratto, Alice vuole, si merita un'altra fetta, ci mancherebbe altro Alice. O ne Grazie. vuoi un'altra ancora? Forse dopo. Ah, vieni dopo, dai, così ci fai compagnia. Vi dicevo, in effetti, quando ho steso la Polselli, mi è sembrata in effetti più tenace in stesura, avete notato? E invece le altre due, Caputo Blu Pizzeria e Caputo Nuvola, diciamo, si stendevano molto meglio, ma non so se avete notato che l'ultima che ho steso, la Nuvola, proprio le dita affondavano dentro una bellezza. Ora, questo però mi dice ipoteticamente che forse la nuvola, questo spiega il motivo per il quale la nuvola è più sensibile alle alte idratazioni, perché già così con un 67% si stendeva da sola. Quindi, quando voi dite ho fatto l'80% con la nuvola, però mi si è rotta, non è venuta bene, è perché magari la nuvola non ha la necessità di un'idratazione così alta per riuscire bene. L'avete vista la struttura, avete sentito la testimonianza sul sapore. Quindi, invece, questa qui, la Caputo Blu Pizzeria, era esattamente una via diversa.
di mezzo tra le due. Mo, dal punto di vista delle proteine, la pizzeria dovrebbe essere un 13 grammi di proteine. Però, vedete, anche per a testimonianza del fatto che le proteine da sole non ci dicono troppo, non ci dicono molto, è soltanto un'indicazione così per noi che non abbiamo a disposizione farine professionali. Però, per come era morbida, non mi sembrava una farina molto forte. Strano, voglio dire, perché comunque l'appretto è stato di 6 ore per tutte quante, mentre invece la super mi sembrava una farina più forte perché comunque era più tenace. Quindi queste cose vanno valutate quando fate gli impasti, quando fate l'appretto, quando fate l'idratazione, quando decidete l'idratazione, e da lì c'è tornata perché forse Signora, una ne cosa. vuoi Io, tutto quello che vuoi tu. adesso che so quale pizza e quale farina e quale, Sono curioso, me lo mangio pure io. è buona. Se a voi piace, non mi piace sentirvi pieni, tipo quando mangiate la pizza, vi consiglio di comprare quella, la farina No, non lì. consigliare niente perché qua non stiamo sponsorizzando Lo so, ma niente. lo consiglio. Ah, lei lo consiglia, eh? Ma questo non è un video sponsorizzato. No, no. Io non sapevo neanche se esistesse. Incredibile. Aspetta, guarda. Oh, molto In strana. effetti è buona. Allora, adesso vorrei leggere qualche messaggio prima di chiudere. Allora, devo dire che mi sono divertito molto a fare questa live con voi stasera. Mi è piaciuto aver fatto il quiz, aver fatto queste Io mi cose sono qua. Poi divertita a mangiare questa. Alice si è divertita a mangiare, che poi è la cosa fondamentale. Allora, sì, confermo, la Polselli era più tenace nella stesura. Cominciamo dagli ultimi messaggi. Per qualche motivo qualcuno ha detto non uscito. No, non uso il Rockbox, è più piccolo. Mi trovo meglio con l'ardore che è più grande, ragazzi. Non Vi ce ricordate che quando avevi fatto la pizza con Rockbox sembrava un po' lipo molliccio? E l'olio n'è. Olio? lì. Olio. Vedi, olio. Ah, che bello, ragazzi! Ho l'olio che scende copioso. Vai. Fammi leggere, che o Un po' di leggo o pomoriggio. magno. Allora, ciao Luigi, buonasera Luigi. Ciao. Sei entrato adesso o hai visto prima? Allora, Live molto divertente. Sì. allora, come sapore, adesso ho provato la nuvola ed in effetti ha un sapore molto molto particolare, nel senso che ha una. Aspettate che abbasso la fiamma qua. Sto. Come sapore. C'è un sapore tutto suo, devo dire la verità. Mo' assaggio pure io quest'altra qua. E vediamo come. Stai lì, guarda, stai nel riquadro. Mo' provo la Caputo Blu Pizzeria perché non l'ho mai provata prima. Mo' a prescindere che è fredda. Pure lei. Ha un suo. Ragazzi, io mangiando questa, in effetti sto risentendo i Quale? sapori. La Caputo Blu Pizzeria. Sto risentendo i sapori delle pizze che. Alice, dai, che me li distrai! Distraendo, sto No, io parlando. che vedo soltanto il tuo riquadro lì. Tu che salti, che mi mangi la pizza, allegria. Ecco qua. Allora, dicevo. In effetti, come sapore. Ecco, cioè, mi ha rovinato pure sta live. Ma come mamma fa? Vabbè, dicevo, come sapore mi ricorda le pizze che mangio a Napoli. Perché Ricordo tutto. evidentemente, in effetti, molte pizze a Napoli, pizzerie, usano la Caputo Blu Pizzeria. Quindi ha un sapore molto distintivo, Alice, non saltare avanti alle telecamere. Molto distintivo. Mentre invece, mo proviamo la Polselli. Persone che stanno scrivendo. Ah, non lo so. Persone, chiunque, chi ha indovinato, c'è qualcuno che ancora qui che ha indovinato, potete dircelo se avete indovinato. È curioso. In effetti, sai, diteci chi ha indovinato cosa. E questa che cos'è la numero uno? Ma Sì, ma sono tutte e tre così, eh. Sì,
va benissimo. E questa che cos'è? Questa è la polsella. Guarda, guarda qui questo commento. Alice, fai quello che vuoi. Va benissimo. Ecco qua, subito, subito. Ecco. Ecco qua. Allora, vorrei provare un attimo la polselli. Vi dicevo, quindi, la Caputo Blu pizzeria in effetti mi ricorda tanto il sapore delle pizze che mangiavo a Napoli. Adesso provo la polselli e vi dico, perché poi la conosco bene la polselli, però confrontandola. Quale? Io sto mangiando la numero 1. Polselli, ma prova questa qua. No, è la numero 3, la mia preferita. Questa qua ha un sapore più neutro. Neutro? Ha un qualcosa di distintivo, però secondo me tra le tre io direi che secondo me questa, la Blu Pizzeria, in base a quelli che sono i miei gusti personali, ragazzi, quindi non prendete questo come oro colato, è quello che ha un sapore più forte, più deciso. Questa è simile alla Blu Pizzeria, però un poco più leggera, ma molto più morbida, ed esalta benissimo i toppings. E poi infine abbiamo la polselli, che pure c'ha il suo sapore da polselli, insomma. È troppo, ne voglio solo un. Ho assaggiato questa qua. Quale devo assaggiare? Questa qua. Questa è la nuvola? No, sì, è la nuvola questa qua. È il pezzettino piccolo. Quest'altra. È finita proprio, sta diretta sta finendo proprio. Volevo tenerla ad un livello tecnico e in realtà mi sta andando proprio. Vabbè, Alice, vogliamo metterci a giocare a Monopoli, non so. Sì! Era per dire. Io sono venuta a riscaldarmi, guarda. Allora, dai. Ma aspetta, c'è qualcun altro che vuole assaggiare la pizza, aspetta. Un secondo solo, Alice. Questa qui fa sentire l'acidulo del pomodoro. Quindi esalta il sapore. Attenzione, qua abbiamo un altro. Mary, abbiamo. Ti stanno guardando, guardami. Abbiamo il parere di un'altra persona che c'ha i capelli tutti così, però dal punto di vista del sapore della pizza ha detto che la nuvola esalta, mi sembra di capire, sì, l'acidulo. Abbiamo indovinato, Romello L, bravissimi. Ma chi è? Ma come stiamo parlando di Romello L? Sì, ho fatto vedere la mia Romello L. Alice si è distrutto il piede perché c'era un poco di. Amore mio, c'è un popcorn appuntito a terra. C'è un insieme di maestri, come che abbiamo fatto. Allora, dai, forse riusciamo un attimo a riprendere il controllo di questa diretta. Non credo proprio. Posso dire una cosa? Dilla. Questo ha un sapore buono. Aspetta. Questa pizza qua, che non mi ricordo che cos'è, forse la polselli. Io preferisco il sapore proprio dell'impasto. Perché è più neutro. Ha un sapore deciso. Queste due sì, il sapore si equivale, secondo me. Questa invece ha un sapore diverso, per i miei gusti, che forse preferisco, perché sono abituata, forse. Sì, sei anche abituata. Poi vi ricordo che Mary è quella che ha voluto la pizza alla Mary. Quindi. Posso farvi vedere un trucco di magia? Ok, io ho una macchinina verde, piccola macchinina verde, ora la metterò giù e diventerà grande. 1, 2, 3. Trucco di magia. Vabbè. Siamo partiti con le pizze, stiamo finendo col mago Silvan. Alicina, guarda che fa freddo. David Copperfield. Ok, dai, fammi leggere un attimo i commenti. Vedi? Macchinine? Ciao. Ok, dai, forse ho preso il controllo della. Cioè, non è che ho preso il controllo, l'hanno abbandonata loro, quindi me la riprendo. Che disastro. Che disastro. Allora, Peppe, purtroppo, vedi, non c'è proprio. Ah, stai portando che. Ragazzi, si sta portando via la nuvola. Quindi proprio le è piaciuta. Fantastico, è leggera. Vabbè, dai, siamo a un'ora e mezza, dai, facciamo un paio di minuti di messaggi così vi rispondo. Live di magia, la prossima live sarà una live di magia, assolutamente. Gigio, 50% Polish pizza with Caputo cuoco, please. Ok, I'm not a big fan of Polish, I made Polish just once, to be fair.
I can try, we can make a comparison. Ho detto che in pratica ho fatto soltanto una volta la pizza col Polish, però sì, si può fare, insomma, la posso confrontare con qualche altra pizza. Prova il Molino Piantoni, un gusto eccezionale. E ragazzi, me la devo far spedire a Dublino. Io vivo qua a Dublino, insomma, le spese di spedizione sono una mazzata mondiale, una mazzata pazzesca. Qui dice c'è Paola che dice che le piace la pizzeria. Poi quando fai la live col follow anche tu, ragazzi, non è un format che lascio fare a chi lo fa, insomma, faccio qualcosa di diverso. Non lo so, magari una roba che potrei fare su Instagram e che lì si presta meglio. Non lo so, ragazzi, non ci ho pensato, sinceramente. Però grazie mille per il suggerimento, l'apprezzo tanto. Alice ti saluta, la figlia di le mie pazze ricette che si chiama Elisa. Non ha sentito, ha chiuso la porta. La Polselli, come si chiama? La Polselli, Francesco, si chiama Polselli Super, è il sacco giallo. Red Crow, non preoccuparti se sei arrivato tardi perché io la live non la levo, la lascio. Ci siamo divertiti tanto. Sapori anni 80, dice Gaetano. Esatto, sapori anni 80, sapori di Napoli. Stai facendo la dieta, Davide, mi dispiace, ti abbiamo proprio lasciato un vuoto dentro. La live con i discepoli. Grazie, ragazzi. Vediamo, vediamo. La pizza fatta a mano. Oggi ti ho tradito con la concorrenza. Alessandra, ma qua siamo tutti colleghi, non siamo alla concorrenza. La Blutin è più idro. Tra le tre, forse sì. Devo dire la verità. Allora, se avessi impastato, questa è la mia teoria che devo poi suffragare. Suffragare, scusatemi, ho avuto un momento mi è tornato l'italiano in mente. Allora, se avessi impastato a mano, probabilmente, ecco qua, in planetaria, avrei avuto più problemi con forse la Polselli, la mia idea, forse Nuvola, non lo so, non lo so, però con la Polselli mi è capitato, dica la verità, posso parlare per quello che so, però facendo invece la tecnica no knead, avete visto? Non si sono strappate, sono andate una bellezza tutte e tre. E poi, scheda tecnica delle farine, non ce l'ho a disposizione, però vi consiglio di andare sul sito, Caputo ha tutte le schede tecniche, idem la Polselli. Questione di idratazione, assolutamente ragazzi, questione di idratazione. Ho scelto la pizzeria, aspetto la pizza a casa in Sardegna, spero non arrivi troppo fredda. Ah, quindi sei tu che hai vinto. Bravo Alessandro. No, no, impastando o cucinando che ha indovinato, bravissimo. E poi Pizzina sembra decisamente più napoletana, dovresti assaggiarla. Ok, vediamo un po' se c'è qualche altra domanda. Uè, Domenico, buonasera Domenico Vitrò, ti sei perso la diretta. I panetti erano da 240 grammi. Io stasera ho impastato 400 Caputo e 100 Nuvola. E con il Pulish la pizza rimane più croccante. Sì, il Pulish dà più croccantezza. Assolutamente. E poi vorrei provare a sto punto, pure visto che me l'hanno chiesto, vorrei fare pure una biga, anche se ho i miei, non lo so, secondo me la Nuvola va benissimo per gli impasti diretti, però insomma ci può stare, anche se ho una manitoba pazzesca, ragazzi, una manitoba canadese, 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 che ho comprato ovviamente sempre da Amazon, che è potentissima, soltanto che è una manitoba che è integrale, quindi per usarla bene l'ho dovuta setacciare per togliere i pezzi di crusca, però è una roba pazzesca, farò la biga con quella, ragazzi, una roba top, 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 top. La Nuvola non è farina da biga, infatti, no, è che molta gente, Rob mi chiede, dice, vabbè, ma ho fatto la biga con la Nuvola, non mi è riuscita. Pizzanello è un prefermento il Polish. La manitoba oro. No, ragazzi, è una manitoba. Aspettate, ci troviamo. Io non so se la trovo, però vediamo un po'. No, non la. No, sta là dietro, ragazzi. Sono diversamente alto, quindi devo prendere qualcosa per arrivare là sopra. Non è cosa. Quindi vi dicevo, sera Gigi, domani idratazione migliore per la Caputo Pizzeria, secondo te vorrei fare 8 ore di lievitazione, ma Caputo Blu Pizzeria 8 ore? Io penso che sia un po' fortino per fare 8 ore,
Se usi la Blu normale, la cuoco 8 ore va benissimo. Ragazzi, ho provato la mia classica idratazione al 67%, quindi non mi sono spinto perché proprio per coerenza con il mio impasto e coerenza con le farine, insomma, ho detto beh, facciamo tutti il 67%. Io credo che possano arrivare tutte e due la Nuvola e la Caputo Pizzeria agevolmente al 70%, forse la Caputo Blu Pizzeria pure qualcosetta di più. Però avete visto, cioè, questo è un 67%, ma secondo voi serve avere tutta questa idratazione con tutto questo, tutta questa struttura? Perché la domanda è questa: perché idratiamo tanto? È ovvio che non è che l'idratazione che ci dà l'alveolatura, per l'amor di Dio, però concorre a tenere una pizza bella morbida. No, scusatemi, questa qua vi sembra una pizza che necessita di maggiore idratazione? Non lo so. Poi ovviamente si va a gusti. Mia figlia si è fottuta le forbici, va benissimo, ma io ho mille risorse. Io volevo tagliare questa parte qua. La Nuvola purtroppo è andata. Ho altri impasti che potrei fare, però vorrei insomma concludere questa diretta e farvi vedere. Questa è la Blu Pizzeria. Abbiamo qua, vedete, l'asinello, il bue, Bambin Gesù. Vedete, proprio un presepe. Ci possiamo mettere qua dentro. Quindi quello che vi voglio dire è che alla fine dipende tutto dalla lavorazione, dipende dalla, sì, dall'idratazione, ma da una serie di fattori. Dai, ultime domande e poi ci salutiamo. Io lo faccio, la Blu arriva a 80. Perché non hai preso la Nuvola Super? Gianni Mobile, no, ho ringraziato all'inizio per voi che siete entrati dopo e lo faccio nuovamente. Voglio ringraziare in diretta, ma anche registrata dopo, insomma, la Caputo, la persona del signor Antimo Caputo, il signor Francesco Miccu, che mi hanno fatto arrivare queste farine, perché insomma, lo dico in tutte le live, perché non riesco a trovare queste farine qua in Irlanda. La pizzeria, la Blu Pizzeria e la Nuvola, e quindi insomma volevo provarle e mi hanno accontentato e li ringrazio tanto. E mi hanno dato la possibilità di provarle. In effetti, la Nuvola che avete visto l'altra volta, in effetti, ero riuscito a procurarmela su Amazon. E poi, insomma, mossi a pietà, hanno mandato questi campioni. E quindi sono riuscito a fare queste pizze e condividerle con voi. Quindi questa è la storia, diciamo, dietro a queste farine. Finalmente le ho potute provare. Vivo in Irlanda, quindi qua ho difficoltà a trovare queste robe. Marco, quante ore di lievitazione? Io qua ho fatto una ventina di ore di lievitazione, 20-21, non sono andato oltre. Caputo Pizzeria numero 1, ecco, adesso mi fate delle domande, vediamo. Caputo Pizzeria 00. Questa è la 405, 40, 45. È la tradizionale, ragazzi, è 00, non è 1. 00. La Blu arriva a anni 80 o arriva a 80? Questa te le mandiamo noi le farine. Ragazzi, facciamo anziché la pizza col follo, la pizza con le farine. Non per numero uno, intendo che è la migliore. Ah, ok, non avevo capito. Grazie Gigio per questa live. Grazie Giuseppe, grazie a te. Which Polcelli is it? Ok, oh, it's a big one. I have the 25 kilos pack. Ok, hold on a sec. Mi sta chiedendo qual è il pacchetto della Polcelli, ma Polcelli non fa i pacchetti piccoli, mi fa quelli da 25. Vi li faccio vedere, datemi un secondo. Le grandi live. Questa qua. Polselli Super Pizzeria. Chi è che me l'aveva chiesto? Which Polselli? Ok, Thierry. Did you see the pizza bag? Ok, the flour bag, sorry. Polselli Super, 25 kilos. It's a big one. Te mandiamo noi, numero uno. Ok, questa l'avevo letto. Il ninja delle pizze. Buonasera, signor ninja. Buonasera, boss. Come sempre, vai sempre a toccare argomenti di fondamentale importanza. È grandissimo. Grazie a te, sei un grande.
Domenico, Gigio stava impastando, sono arrivato lungo, una domanda un po' particolare. Sono andato al caseificio per prendere la mozzarella di bufala, mi dicono di tagliarla e farla sgocciolare 2 ore prima. Eh sì, ragazzi. Migliore idratazione per metodo combo, ragazzi, 67%, perché questo bilancia la potenza del forno, che non è altissima, con una buona idratazione. Quindi io consiglio sempre il 67%, però ci sta pure che ha ottenuto risultati migliori con idratazioni, non migliori, buone, risultati con idratazioni più basse, o addirittura ha fatto idratazioni più alte. Però io volevo bilanciare anche i tempi di cottura, non solo quelli relativi alla potenza del forno. Caputo la fa integrale, ragazzi, mi sembra di sì. Penso che Vincenzo Viscusi abbia mostrato un pochettino di farine, quindi credo che lui abbia la tipo 1 integrale, la Manitoba ed altre, quindi ci sono tutta una serie di farine. Penso che la Caputo copra una vasta gamma di cose. Io la Polselli rossa da 5 kg. La rossa, Enrico, ma è per maturazioni un poco più brevi rispetto alla super, insomma meno di 24 ore, e ho sempre avuto qualche difficoltà, ma ignoranza mia, difficoltà mia, a gestire proprio l'idratazione insomma, si strappava un pochino la superficie e questa cosa, ma la sempre. Infatti poi ho cominciato a prendere queste perché le Polselli la trovo da un fornitore qui in Irlanda che rifornisce robe italiane, insomma. Grazie Samuele, grazie mille. Polselli 5 kg, 13 euro. Scusi, non fa mai impasto fatto a mano. Vabbè, non è il suo focus, ragazzi. Lui ha un'impastatrice esagerata. Lui fa altro. C'è Luigi che fa l'impasto fatto a mano. Ninja Levizze, grazie Gigio, sempre a te. Sai cosa è Samuele? È una super impastatrice. Vorrei pure vedere, insomma, ragazzi. Antonio fa l'impasto a mano. Insomma. Ce lo giostriamo noi. Vabbè, 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 ragazzi. Allora, siete in 189 che pazientemente mi avete seguito fino alla fine di questa diretta. Voglio ricordarvi, per quelli che guarderanno il video fino alla fine, ma 1 ora e 40 in effetti è veramente una palla. Però, insomma, qui di lato trovate, o forse di lato di qui, probabilmente più di qui, trovate dei suggerimenti, per video che ho fatto in precedenza. Insomma, video che non dovete perdere, è importante che voi li vediate. E poi, se cliccate qua sotto, non siete iscritti al canale, iscrivetevi, sarà bellissimo far parte della mia community, non vi perdete così nessun video dei prossimi video che faccio, live e altre cose. Poi verrà fuori un video per Natale, fantastico, aspettatelo, bellissimo. E, insomma, il mio regalo a voi, la community, di Buon Natale. E, ragazzi, vi abbraccio tutti ad uno, grazie a chi ha contribuito questa sera, un grazie in più a chi ha fatto ha lasciato un contributo, ma anche un grande grazie a chi ha semplicemente avuto la pazienza di guardarmi. Ciao e alla prossima!